Cambiamo argomento e andiamo a vedere l'ara di Saturno. Ci troviamo presso l'angolo occidentale dell'arco di Settimio Severo, di fianco all'Umbilicus Urbis e dietro ai rostri imperiali, monumenti che vedremo più in là. Sotto una moderna tettoia vediamo i resti di un'antica ara dedicata a Saturno, un'antichissima divinità italica, in origine mitico re che governò l'Italia, in seguito identificato dai romani con il dio Crono dei greci, anche se le due figure in origine non avevano molte similitudini. Più che altro ci sono similitudini tra Saturno e la dea greca Demetra, perché sono legati entrambi all'agricoltura. Il nome Saturno è infatti connesso con il verbo latino serere, che significa seminare. Sua sposa era Ops, la dea dell'abbondanza e della ricchezza che derivano dall'agricoltura. A Saturno è inoltre attribuita dalla tradizione la fondazione di una città sul Campidoglio, il più antico abitato conosciuto dalla tradizione romana, che in onore del dio avrebbe assunto il nome di Saturnia. Questo altare ha un aspetto molto antico e infatti sappiamo dalle fonti che era precedente al Tempio di Saturno, che vedremo subito dopo, e che era posizionato davanti al Tempio stesso. Quindi quest'ara è da datare non posteriore al VI secolo a.C. Ormai l'identificazione di questi resti con l'altare dedicato a Saturno è consolidata, ma in precedenza si è pensato che il volcanale fosse questo. Invece, come abbiamo visto prima, il volcanale è correntemente identificato con i resti sottostanti al Niger Lapis. Vediamo quindi il Tempio di Saturno. Questo è il tempio presso il quale, come abbiamo raccontato nella prima lezione, vi era l'erario civile. Ci troviamo alle pendici del Campidoglio, quasi sotto al Tabularium, che all'epoca non c'era perché fu costruito in età sillana, come abbiamo visto nella terza lezione. Il Tempio di Saturno fu costruito forse già nel periodo regio, ma comunque l'inaugurazione si ebbe solo nei primi anni della Repubblica, forse nel 498 a.C. Quindi si tratta del più antico tempio di epoca repubblicana dopo quello di Giove Capitolino. A partire dal giorno della dedica, il 17 dicembre, si celebrava la festa chiamata Saturnalia, che sanciva la fine del ciclo agricolo. Infatti, come abbiamo detto prima, Saturno è una divinità che ha a che fare con l'agricoltura. I Saturnalia sono una festa molto particolare, in cui l'ordine quotidiano si sovvertiva e regnava la trasgressione. Infatti, ad esempio, era permesso il gioco d'azzardo e gli schiavi potevano permettersi libertà di ogni genere, anche con il proprio padrone. Tornando al tempio, oggi ci restano 8 colonne ioniche e il frontone principale, in gran parte costruito con materiale di recupero, ma l'alzato ovviamente non è più quello originale, perché è il risultato di rifacimenti e restauri. Infatti, esso fu ricostruito interamente a partire dal 42 a.C. per opera del console di quell'anno, di nome Munazio Planco. In seguito, dopo l'incendio del 283 d.C., all'epoca dell'imperatore Carino, fu restaurato nuovamente. I resti che vediamo oggi forse appartengono a questo restauro, oppure ad un altro ancora più tardo. Sul fregio, infatti, vi è un'iscrizione che ricorda un restauro dopo un incendio. Senatus populusque Romanus incendio consumtum restituit. Da restituo, che si traduce tra le altre cose con ricostruire, riparare e reintegrare. Questo tempio quindi è stato restaurato perché è stato incendio consumtum, cioè distrutto da un incendio. Alla ricostruzione di Munazio Planco invece appartiene il podio rivestito in travertino e davanti al podio ci sono dei resti di un avancorpo internamente vuoto, al quale si accedeva da est tramite una porta, di cui resta solo la soglia. Ecco una visione panoramica dove si vede anche, qui in basso, la tettoia sotto la quale c'è l'ara di Saturno. Davanti alla facciata del tempio passa una via lastricata che va a raggiungere il clivo Capitolino, l'unica via carrozzabile che saliva sul Campidoglio e che costituiva la continuazione della Via Sacra, l'asse stradale più importante e antico del foro. Allora vi faccio vedere. Questo è un tratto della Via Sacra che passa davanti la Reggia, costeggia la Basilica Fulvia Emilia, che è questa qui, e saliva fino all'Arx. Passava per il Comizio e saliva fino all'Arx.
Questo è il tempio di Saturno, come abbiamo visto prima. E qui c'è il clivo capitolino. Un altro tratto della via sacra arriva invece qui dietro l'abside della basilica di Massenzio, dove c'erano le carine, la sella compresa tra la Velia, che è la collinetta che collegava Palatino ed Esquilino, e l'Esquilino stesso. Quindi le carine si trovavano tra la Velia e l'Esquilino. Invece qui ci passava il Vicus Jugarius, molto importante, ma ci ritorneremo. Vediamo invece un'altra zona, quella del Tempio dei Castori, che è un edificio davvero importante. Prima di parlarne vi do un'ultima notizia topografica. Qui ci passava il Vicus Tuscus, la via degli Etruschi. Allo sbocco di questa strada nel foro sorgeva una statua di Vertumnus, una divinità di origine etrusca. Si riteneva che questa statua indicasse il limite della palude del Velabro prima della bonifica e quindi della costruzione della cloaca massima. Secondo la tradizione principale, questo Vicus Tuscus, che era appunto il quartiere abitato dalla gente di origine etrusca, venuta a Roma al seguito di Tarquinio Prisco, sarebbe stato costruito dal re Servio Tullio, il quale vi stanziò appunto i suoi seguaci. Secondo un'altra tradizione, invece, che se andate a visitare il foro potete anche leggere sulla lastra che trovate affissa proprio nel Vicus, che riporta un passo di Dionigi di Alicarnasso, questo quartiere nacque per ospitare gli esuli etruschi dopo la sconfitta di Porsenna, il re di Chiusi, al quale Tarquinio il Superbo si rivolse quando fu cacciato da Roma. In ogni caso, il Vicus Tuscus è molto importante, perché costeggiando il Velabro collegava il foro romano con il foro boario, mercato del bestiame e zona di scambi fra diverse popolazioni. Quindi importantissimo, ma ne riparleremo. Anche il Vicus Jugarius arrivava fino al foro boario.